Signori, ci siamo. Ben ritrovati dal vostro Gio, siamo ancora su Final Fantasy XVI. Ultima caccia. Ci siamo, è l'ultima caccia questa. Ormai abbiamo praticamente concluso questo viaggio nella nostra modalità storia. La modalità New Game Plus la farò probabilmente a parte. Però, boh, veramente, veramente un bel viaggio. È stato veramente, veramente un bel viaggio. Anche con le cacce, che come potete vedere sono state abbastanza in realtà. A meno che, ripeto, dopo questa si sblocchi probabilmente la caccia suprema, la caccia finale, ma lo sapremo soltanto a compito finito. Cavaliere del Cuore Splendente. È un dragoon, tra l'altro. Molti dei pellegrini diretti alla sacra capitale di Oriflamme, sulla strada proveniente dalle praterie reali, si ritrovano ad attraversare il cancello dei penitenti. Di recente, tuttavia, un cavaliere in un'armatura scintillante ha deciso di stazionare a ridosso dell'entrata, accusando qualsiasi passante di essere Sid il fuorilegge, colui che ha condotto il principe Dion alla sua distruzione, per poi sfidarlo a un duello all'ultimo sangue. Quindi lui sta cercando direttamente me, proprio sta cercando me, palesemente me. Quindi cancello dei pentiti. Quindi verso Oriflamme, che sarebbe questo. Ecco qua, il cancello dei penitenti. Proprio siamo qui. Quindi ritorniamo qua a Piana Nord e proseguiamo tutto dritto fino alla fine di questa strada che chiuderà con questo duello. E poi in realtà adesso siamo in tre in parti, quindi in realtà non è tanto un duello. Dovrei toglierli in realtà gli altri... Dovrei togliere sia Jill che Joshua dal party, ma non so se si può effettivamente fare. Credo di no in realtà. Forse qui siamo praticamente vincolati. Eh sì, perché non posso fare altro. Ah no, le abilità intanto volevo fare... No, ripristina. Ecco qua, faccio così. Tanto alla fine ormai va bene tutto. Possiamo spenderli tranquillamente questi punti, non è un problema. Non ho visto e va bene, ci vediamo alla fine del nostro cammino. Eccoci. Guardate quant'è poetico questo scontro. Con il nostro cavaliere che ci aspetta. Praticamente lì davanti. Al cancello. Ma c'è anche un teleporto che non ho sbloccato. No, ok, pensavo fosse un teleport invece, semplicemente una proiezione. Anche perché ci sono le sfide da fare poi, eh. Ci sono anche le sfide. Cavaliere del Cuore Splendente. Guarda che figo. È fighissimo. È un dragoon eccezionale. Tu sei il fuorilegge. Sei il fuorilegge che ha portato alla follia Sua Altezza. Mettiti subito in ginocchio. Madonna mia, quanto cazzo l'ha tolto? Ha sentito. Sembra voglia ascoltarci. Madonna mia, ma è incredibile. Mi ha preso in tutti i modi possibili e immaginabili. Attacchi? Sì. Allora, non è tanto forte dal punto di vista, diciamo, di resistenza, però è molto forte dal punto di vista offensivo. Veramente tanta roba. E tra l'altro noi siamo in quattro praticamente a combatterlo. Oh oh. T'ho visto arrivare. Mi dispiace. Caccia spietata. Ok, abbiamo concluso anche le cacce. È apparso l'obiettivo.
Quindi sì, abbiamo concluso anche le cacce. Niente, non ci sono cacce extra. Abbiamo Merda. finito. A Dion sarebbe piaciuto averti dalla sua parte. Eh sì, assolutamente sì. Diciamo che il prossimo step, per quanto riguarderà l'extra di Final Fantasy XVI, saranno le varie sfide, non nella modalità arcade, ma ci sono delle vere e proprie sfide all'interno del gioco con tutti i monoliti che si sono riattivati e che adesso mi permettono comunque di fare delle sfide specifiche dove dovrò utilizzare solo una summon, cioè solo un Aikon, per affrontare una serie di orde di nemici. Quindi sarà interessante vedere come fare, perché diciamo che questa è anche una prova di abilità per vedere se tu hai masterato in un modo o nell'altro tutti gli Aikon. Quindi sarà molto interessante mettersi alla prova con queste sfide. E per le cacce abbiamo finito, questa era l'ultima. Ringrazio ovviamente chi ha guardato tutti quanti i video e come sempre ci becchiamo alla prossima. Adios.